Buongiorno e buon venerdì! Oggi è il primo giorno di tutta questa settimana che sto finalmente decentemente perché non so se nei video si è visto, anzi, secondo me forse è una cosa che non avevate notato perché penso che nessuno me l'abbia detto, però sono stata tutta settimana raffreddata con un pochino di senso di influenza, per carità. Per fortuna sono riuscita a fare tutto quello che dovevo fare e non sono dovuta rimanere a letto intere giornate come mi capita a volte quando però prendo l'influenza molto più forte di così, però insomma è stata una settimana un po' di quelle che ero super giù di corda. Non lo so, la sera ero sempre stanchissima ma molto molto presto, infatti mi addormentavo quasi senza neanche aver finito di guardare per dire un'intera puntata di una serie, ero proprio stanca morta. Invece già ieri sera in realtà già mercoledì sera mi sentivo un po' meglio, però siamo andati al cinema, praticamente abbiamo visto la proiezione di Gomorra, perché hanno dato in anteprima al cinema solo il 14 e solo il 15, le prime due puntate della nuova serie, quindi della terza serie. E noi appunto siamo andati al cinema mercoledì, sì, mercoledì sera, quello, lo spettacolo delle 20:20, forse ve l'avevo detto nelle stories, e appunto abbiamo visto già le prime due puntate. E quella sera effettivamente mi sentivo già un pochino meglio, però appunto quando siamo tornati dal cinema, che non era neanche tardi, contate alle 11, ero già a letto stanchissima. E Baso, per esempio, invece non è riuscito a dormire bene quella sera perché c'era Budino fuori che faceva un casino impressionante. Adesso ha imparato a saltare sul balcone e continua a battere contro la nostra porta finestra. Però appunto io ero talmente stanca che nonostante questo non ho sentito nulla. Ieri sera stavo decisamente meglio e stamattina mi sento al top, mi sembra anche che la voce sia nettamente migliorata perché in questi giorni era un po' una voce nasale, appunto dovuta al raffreddamento generale che avevo. E quindi sono già contentissima perché a questo punto il weekend inizia molto molto bene. E tra l'altro questa qui è stata anche la settimana del compleanno di Baso, finalmente ha compiuto 29 anni, quindi è l'ultimo anno che resta nei 20 e poi sarà esattamente nella mia stessa situazione. Anzi, adesso, visto che in settimana non sono riuscita a vloggare, gli cantiamo gli auguri. Baso, dove sei? Veniamo a cantarti gli auguri che non te li abbiamo ancora fatti. Sì, sei pronto? 1, 2, 3, Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Baso, tanti auguri a te. E sono 29! 29, sono 29! 19. Ma cosa dici, Baso? Addirittura di 10 Sono indietro? indietro di, vedi, Mikey? 9 Dov'è anni indietro, Mikey? Eccolo qui. 19, 28 sono, non sono Ma indietro. Baso, non è vero. Sono Tra giovane. l'altro ha male, oggi ha dormito male lui stanotte. Due notti che Dormito dormi male, tra malissimo. Budino C'ho un e... male qua sull'inguine. Sta settimana ha esagerato con la Ho esagerato con palestra. la palestra. Oggi cercherò di rifarmi. Magari faccio un po' di Ma tapis, di vai anche oggi, sbattimento. dici? Vediamo perché devo fare un lavoro di rilassamento Eh sì, muscolare. perché stai male così all'inguine, Baso. Malissimo. Ho i primi sintomi di vecchiaia. Vedi, appena compiuti 29 Già l'età che è subito. già il declino. Ah, adesso devi fargli vedere i regali che hai ricevuto. Regali, Per ora non sono tantissimi perché in realtà la sua festa è sia stasera che sabato, non domani, ma no, ho prossimo. posticipato tutto Sì, per. perché sennò non c'eravamo È tutti. sempre un casino organizzare Però queste stasera feste. fate Sarà la tipo serata tutta uomini. Sì. uomini. Indovinate dove andiamo? Hanno organizzato con i suoi amici. Non Poi ve lo dico. come non ve lo dico? Vado. Allora andiamo a fare tipo l'aperitivo alle terme. Alle terme quelle di Pressandidie, dove io non sono mai stata. Esatto. Vuoi andarci? No, 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 per ora no, vi lascio da soli, io vado con le mie amiche, sono Ecco, tu vai con le tranquilla. tue amiche, noi andiamo a farci l'aperitivo lì alle terme, poi ci facciamo un giro su a Cormaiare, vediamo un attimino. Cosa fare? Noi penso usciremo ad Aosta invece, vabbè, però direi che è un po' Vediamo. presto per pensarci, è Io scenderò mattino. ad Aosta, Ah, sarò dietro di te, lo ma sapevo. smettila, Baso, per quello che facciamo noi. Vi controllo. Dovrei essere io che controllo voi, conoscendovi, Ah, oh, certo. siamo in no qui noi, sono Sono tranquillissimi. tantissimi. Dai, vieni a far vedere i regali, Baso, Andiamo a almeno fare i due vedere che hai i regali, Mikey. ricevuto, Andiamo a farli eh? vedere i regali. Amore. Mikey, I want to more, I want to today, I want to more, all I want to do, all I want to do. E lui
lui sta lì, incredibile. Ma guardalo. Questo è Neo, Neo. Gli piace a Mikey fare questo gioco. E sono un gatto Mikey, Mikey, Mikey. E sono Mikey bello, bello, bello. Io vado in giro. E sta però. Sì, rimane. Quando mi piace ballare con Mikey. Se ne sta andando, adesso sei un po' stufato. Sono contento. Su, vai! Su, su, su. Mikey ormai non ti molla un secondo, no, vuole ballare di nuovo. Una plastichina. Primo che... regalo. Una plastichina, vai qui. Questo qui è un regalo super gettonato di Baso. Bellissimo. Che riceve praticamente tutti gli anni, ma forse il deodorante non l'avevi ancora mai. È la prima volta che lo vedo. Guarda che vedo. Carino che è. Questo qui è proprio carina la confezione. Che bello è. Il profumo io lo adoro in adesso Victus. Lo devo subito testare io. Adesso, ora? Sì, adesso. Subito, ma non l'hai testato, ma non si mette il deodorante? So, per sentire l'odore. Ah, va bene, per sentire il profumo, speriamo. È profumo o deodorante questo? No, deodorante. È deodorante, ma avrà lo stesso profumo del... Bellissimo, è questo, buono? Questo lo uso oggi, me lo porto già su alle terme. Dici? Dopo che ho finito tutti i docci, i bagni... I docci, dopo che ho finito tutti i docci, va bene, vado. I bagni, volevo dire i bagni e le docce. E le docce, ok. L'idromassaggio anche, mi metto il deodorante così per... Ma buono, si sente un sacco, eh. È buonissimo, a me invito. Beh, io adoro anche il profumo, comunque. Profumo è buonissimo. Però non l'avevi ancora finito il tuo, quindi lascialo ancora qui. No, questo lo lascio. Vuoi un Mikey in scatola? Il deodorante... Ah, ma guarda, Mikey, come hai fatto a incastrarti così? È il nuovo profumo dell'Invictus, il Moicus. Amore, ma guarda che ti vediamo tutti, Moicus, eh. Moicus, Vogliamo il Moicus, il Moicus. No, Baza ci deve far vedere ancora un altro regalo molto bello. Di chi è il secondo regalo? Ma Mikey lo lasciamo qua così. Sì, lascialo lì che sta lì tranquillo. Va bene. Bravo, non ti muovere. E il secondo regalo è stato di chi? Chi te l'ha fatto? Di chi? Di una persona al mio fianco. Sono stata io, perché lui mi aveva regalato la giacca e alla fine gli ho regalato anch'io la giacca nuova. Il Moncler, bellissimo. Sì, questo qui l'abbiamo preso quando eravamo a Trieste, quindi l'ha già visto e provato, perché in effetti c'erano... Non mi fa più. No, basta, mi hai fatto spaventare. Perché c'erano un paio di modelli che ti piacevano. Hai fatto la foto dell'altro con cui eri indeciso, ce l'hai? Sì, forse ce l'ho. Allora dopo però vi faccio vedere. Però secondo me questo qui era quello, dacci di più. Dacci. Vai un po' più indietro, per favore. Ok, questo qui è il modello più corto. Se no, sì, non è quello super lucido, è proprio lana, cioè è proprio diverso al tatto. Come sto? È molto bello, ti sta bene, Baso. Secondo me hai anche fatto bene a prendere questo, perché sì, l'altro era troppo elegante. Poi i nuovi modelli, ha detto che c'ha proprio la chiusura sì, qua. All'interno la manichina, sì, esatto. E anche qua sotto ti isola di più, così sei proprio isola. C'è già caldo. Io. C'è già caldo? C'è ma caldo. Te lo metti già stasera, che non l'hai ancora usato? Non lo so, anche su a curma fa freddino, potrei anche giocarlo. Tanto l'altro, adesso vedo un attimo. Il grigio ti sta proprio bene, comunque, hai scelto bene, però sì, l'altro modello era troppo lungo, non l'avresti usato. Sì. Mi fa un po' bombato, eh? Un pochino, vabbè, ma è normale, ho un piumino. Che poi in realtà il regalo che volevo fargli io era totalmente un altro, però purtroppo non l'ho trovato e quindi alla fine ho ripiegato sulla giacca, ma penso che l'altro regalo non ve lo svelo ancora perché lo riutilizzerò, cioè cercherò di trovare quello a Natale. Che cos'è? No, non lo dico, Baso, sennò a Natale lo sai già, ovviamente. Che cosa? Che non si vede benissimo, però questo era molto più lungo. Sì, secondo me hai fatto bene a prendere l'altro. È più impegnativo così, troppo elegantino. Sì, l'altro, l'altro ti sta nettamente che meglio. Che faccia che c'è. Non lo so perché hai visto. Mi sa che copriamo, era mattina. Copriamo, facciamo come. No, però è bello questo modello. Mi sì. Secondo me hai fatto bene, così è il top. L'altro giorno ho comprato da Te Zenis questa cosa che è tipo un pile, una giacca fatta a pile per stare in casa, tipo un soprabito, ma non è un soprabito perché è un soprapigiama, non so bene come chiamarlo, ed è una figata perché è caldissimo, però mi lascio a tutti i capelli elettrici, infatti adesso proviamo a piastrarli così vediamo di risolvere la situazione. E poi non vedo l'ora di spacchettare con voi tutte le cosine che ho ricevuto questa settimana, qualcosina
L'ho già aperta, però poi l'ho lasciata lì, quindi vi ho fatto vedere solo le scatole nelle stories e il resto appunto è ancora lì in tonso e non vedo l'ora di spacchettarlo con voi perché è tipo una settimana che guardo gli scatoloni e dico ok, devo aspettare il vlog, però allo stesso tempo sono anche super curiosa di scoprire cosa c'è dentro, quindi tempo di darmi una sistemata e rendermi presentabile. Mi sono anche cambiata all'alba delle 11:30. E poi scendiamo così vi faccio vedere tutto. Intanto partiamo da una cosa che ho già spacchettato, ma penso che ora che sarà uscito questo vlog, voi l'abbiate già vista nel video perché l'ho spacchettata, nel senso che l'ho utilizzata proprio con voi per fare un confronto tra piastra costosa e piastra low cost, quindi dovreste averla già vista. Comunque non sono sicura di riuscire a editare il video, quindi ve la faccio vedere di nuovo. Ho ricevuto la piastra, questa qui di Imetec, in edizione limitata per Natale. Questa qui è quella che ho già per fare le onde in quattro modi diversi, quindi le onde larghe e le onde strette, però gli hanno cambiato la confezione, cioè più che la confezione in realtà gli hanno cambiato i colori ed è proprio un'edizione limitata per Natale con tutto questo gradient che va dall'arancio al viola, molto molto bello. E la piastra in sé mi piace, l'ho già testata con voi e l'avevo anche già testata in passato, ma mi piace tanto per il fatto che appunto si possono fare due tipi di onde diverse, quindi sia quelle un po' più grosse che quelle un pochino più piccole. È sempre valida esattamente come l'altra, però è una cosa carina perché è la limited edition natalizia, quindi è colorata e a me queste cose piacciono sempre. Passiamo al pacchettino di Kiko che sicuramente avevate visto anche in questo caso nelle stories e la scatola è un po' distrutta, però questa volta non per colpa mia, ma era arrivata proprio così, quindi colpa del corriere di come l'ha trasportata. E questa qui è una nuova limited edition, è carinissima la confezione perché all'interno c'è proprio il fiore stilizzato, anzi la sagoma del fiore, però noi facciamo uscire i prodotti da qui, visto che ormai tanto è andata così. Questa qui è la collezione Into the Dark by Au Jour Le Jour e contiene tanti prodotti veramente carini, infatti non vedevo l'ora di farveli vedere per iniziare ad utilizzarli. C'è la pochettina che è super capiente e super comoda. Questa addirittura forse l'avevo ricevuta la settimana scorsa prima di partire, però non l'ho utilizzata per il viaggio perché aspettavo di farvela vedere. È bella grande, io adoro le pochette, veramente le uso tantissimo sia in estate che appunto quando facciamo i mini viaggetti durante l'inverno. Poi ci sono questi patches per nail art molto molto carini, questi qua che hanno sopra il gattino, la rosa stilizzata, le stelline sono bellissime, anche la luna perché sono in argento, sono veramente molto molto carini. E ci sono anche questi che servono appunto per decorare le unghie. E questi qui sono tutti grigi glitterati, rosa glitterati, cioè un argento più che altro. E di nuovo neri glitterati, molto molto carini, spero che in video rendano. Poi ancora c'era lo smalto, questo qui è un rosso metallizzato molto molto bello perché ha anche dentro dei riflessi che tendono al vinaccio, al viola. Ed è il numero 002, ha anche il packaging molto ricercato, mi piace un sacco l'idea di questa collezione. Poi c'era lo specchietto, questo qui mirror, ed è semplicissimo il packaging e all'interno appunto ci sono i due specchi, quindi quello che ingrandisce e quello che invece ha le dimensioni reali. Questi sono comodissimi e va a finire direttamente subito nella mia borsetta. La matita per gli occhi numero 04, che è questa qui, quindi è della linea non automatica ma della linea standard, di quelle che sono temperabili, ed è appunto la 04 ed è un nero molto intenso. Shimmering Face Powder, questa qui non credo che abbia colori, no? Ah sì, è la 01 Uncontrolled Light, però mi sembra un po' sporchina, non vorrei, un pochino di danno mi sa che c'è stato, però non si vede, quindi fantastico. È bellissima all'interno perché ha tutte le roselline disegnate e ci sono questi tre colori che si possono usare sia separatamente, tipo questo è un bellissimo illuminante, però si possono usare anche tutti e tre insieme, appunto per dare questo effetto luce che sta bene con qualsiasi tipo di incarnato e secondo me corregge anche molto bene le discromie. Poi c'è una maschera viso, questa qui è la Purifying Black Mask e sono curiosissima di provarla in questo periodo. Poi in generale, come tutti gli inverni, sono fissata con le maschere viso e questa qui appunto è una maschera nera, quindi non vedo l'ora di provarla. Magari la facciamo già stasera insieme prima di uscire perché
È di quelle che adoro, adoro vedere l'effetto di queste maschere. Ancora il pennello per il viso, questo qui gigante, bellissimo con tutto il manico lavorato e disegnato sempre con le roselline che ci sono anche nel packaging esterno. Questo qui è super morbido, io mi trovo benissimo con i pennelli Kiko. Il mascara di questa collezione che è l'Into the Dark Mascara ed è nel packaging questo qui classico con la scritta però della collezione e vi faccio vedere anche lo scovolino. È molto grande come scovolino, però ha le setole di dimensioni diverse, quindi sono più piccole verso il fondo e più larghe verso l'esterno. E per finire c'erano l'Into the Dark Metallic Eyeshadow e il Metallic Lip Color, quindi questo è l'ombretto effetto metallico fatto in questo modo. Bellissimo il packaging, così semplice, mi piace un sacco. Questo qui è lo 01 e il colore è molto molto particolare perché è questo dorato leggermente tendente anche al bronzo, un colore bellissimo secondo me. Spero che con le luci di oggi si capisca qualcosa, ma tanto ve lo farò sicuramente vedere all'opera. E per finire c'è il rossetto che è sempre effetto metallico, questo qui è lo 02 e il packaging è così, quindi si vede il colore. Questo qui è un violetto di quelli che di solito mi stanno abbastanza bene, cioè perlomeno le volte che li ho utilizzati nei video mi avete sempre detto che nonostante il metallizzato riescono a starmi bene questi colori, quindi in teoria dovrebbe starmi bene anche questo, anche perché vira molto al marrone. Qui non si vedeva, ma una volta swatchato secondo me si nota e di solito questo tipo di colori sta abbastanza bene, cioè mi ci vedo bene. E per finire ho ricevuto anche un pacco da Mesauda che non avevo ancora assolutamente scartato proprio per aspettare di fare il vlog. E il pacchettino di Mesauda contiene questo sacchettino qui che adesso estraiamo, anzi lo possiamo lasciare qui così lo vediamo insieme. Il sacchettino contiene questi nuovi rossetti che sono i Velvet Kiss, anzi sono dei matitoni labbra. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quindi sono questi 9 colori nuovi. Adesso sono curiosa di swatcharli. Questo qui è il numero 104, per esempio, Innocent Angel, e il matitone è fatto in questo modo. Essendo velvet, dovrebbero rimanere opachi, quindi sì. Wow, ma è scorrevolissimo ed è super opaco una volta applicato questo colore. Tra l'altro, che ho preso un po' a caso nel mucchio, è veramente molto molto bello. Proviamone uno. Ah, qui ce n'è uno super super marrone o comunque che sembrerebbe con dentro dei riflessi mattone, quindi sono curiosissima. No, forse visto così è un po' più vinaccia, però proviamolo. Sì, rimane leggermente più vinaccia e questo sembra un pochettino meno opaco, ma probabilmente ci vuole semplicemente un attimo che si asciughi. Hanno fatto anche dei colori più intensi, tipo questo qui che è Indian Rose e Wind Pink, no, Vivid Pink, il 108 e il 109, e poi ci sono dei colori più standard, più autunnali, tipo questo che è Dark Orchid, e anche questo qui che mi piace un sacco e sembra un po' simile all'altro. Adesso proviamo a swatcharlo così vediamo la differenza dei due. Ah no, questo mi sa che è un po' più scuro. Sì, è più questo qui ha dentro più beige, secondo me questo invece ha dentro un pochino più di rosa. E l'altro che mi ispira un sacco è questo qui, il numero 103 Natural, che in teoria con la mia carnagione bianca di adesso dovrebbe vedersi e infatti si vede alla grande. Anche questo ha un mix di beige e di rosa che mi piace molto, ma finora il primo che abbiamo swatchato, cioè così a caso, è il mio preferito. Poi vedremo una volta messi anche sulle labbra. Siamo alle prese con il pranzo. Baso ha tagliato le zucchine e adesso le facciamo leggermente saltare in panna, no, grigliare proprio. Sì, grigliamo, guarda che perfezione, guarda come Sì, le sono hai tagliate tagliate alcune. benissimo, Baso. Ho usato il coltello in ceramica. Ah, quello, sì, ho capito quale, sì, Professional. quello super professional che lui usa sempre, gli piace un sacco. E qui invece abbiamo già pronta la Bresaola e il o la Philadelphia, perché nel video dell'altro giorno in tantissimi mi avete scritto che dite la Philadelphia, io ho sempre detto il Philadelphia, quindi Anch'io. non ho idea come si dica, però abbiamo questo formaggio Philadelphia
da mettere nella bresaola e faremo degli involtini stile sushi perché metteremo sia il Philadelphia che la zucchina e poi andremo ad arrotolare. Intanto le zucchine in un attimo vengono pronte. Ci vuole proprio pochissimo Sì, perché facilissime. le hai tagliate veramente super sottili, Mettiamo solo un bravo. pochettino di sale. Sì, intanto che le zucchine finiscono di grigliarsi, inizio a mettere un pochino di Philadelphia, non troppo, perché a me non fa impazzire quando ce n'è troppo, preferisco sentire il sapore della bresaola. Su quelle di baso lo so già, vado a metterne di più. Adesso in pratica si mette una zucchina o due zucchine a scelta, una e mezza facciamo, Una e mezza sì, e e facciamo il poi si nostro arrotola involtino praticamente. piano Esatto. piano. E dovrebbe sembrare avere la forma del sushi più o meno. Adesso tagliandolo avrò la Sì. forma Più del sushi più o meno. o meno, perché la prima volta che li facciamo sono sempre ricettine che scova, ovviamente, Benedetto Benedetto Parodo. Parodo. Proviamo a tagliare e vediamo cosa ne esce. Guarda qua come. Sembra un pochino. Eh sì, dai! Perfetto. Un pochino lo ricorda. Bravo, Baso! Visto? Sì, belli da vedere e buonissimi Da mangiare. sicuramente questi qua. Buon Buon appetito! appetito. Stamattina mi sembrava di non avervi fatto vedere tutto, infatti mentre mangiavamo mi è venuta l'illuminazione che avevo ancora questo pacchettino di Diego Dalla Palma che non ho ancora scartato, appunto perché aspettavo di fare il vlog. E quindi adesso direi che rimediamo subito se riesco ad aprirlo. Sapete che io sono un po' imbranata, ok? Un fiocchettino tolto, però c'è un altro fiocchettino da togliere, quindi andiamo avanti con l'operazione apertura. Forse, ecco, forse possiamo direttamente estrarre il cofanetto in questo modo. E questo è il cofanetto Gold Infusion. Packaging veramente stupendo. Questa qui è la plastichina che piace tanto a Moiki. Adesso la mettiamo lontana perché stamattina è andata avanti a giocare con l'altra, quella dell'Invictus, per un sacco di tempo. E appunto è proprio questa scatolina che adesso apriamo insieme, sono super curiosa. Voilà! Gold Infusion. Questa qui è una pozione di giovinezza. Praticamente è il gioiello dell'eterna giovinezza dall'efficacia rigorosamente testata. Quindi è praticamente un siero di giovinezza rivitalizzante, è fatto tipo in silicone, sembrerebbe silicone, diciamo con la stessa consistenza, eccolo qui che adesso riesco ad estrarlo e forse si capisce meglio. C'è proprio il siero che all'interno ha delle pagliuzze che spero si vedano, sono proprio delle pagliuzze tipo d'oro e per il resto se no è trasparente. Mi ispira un sacco da provare assolutamente e all'interno c'è anche questo qui che è la pozione di giovinezza Youth Lotion, quindi è il siero di giovinezza rivitalizzante 100% naturale con oro puro, quindi all'interno dovrebbe avere dell'oro. Una cosa che non ho mai visto assolutamente e non ho neanche mai provato, quindi non vedo l'ora di vedere come funziona. E infatti mi sa che lo comincio ad utilizzare già da stasera e poi vi faccio sapere perché questa cosa che abbia all'interno l'oro puro mi ispira veramente tantissimo. Guarda come si tranquillizza dopo pranzo. Eh? Come gli piacciono le carezzine post pranzo. Anche se lui in realtà non ha mangiato perché mangia poi stasera. No, Però però gli gli piace. piace proprio tanto. Ieri sera gli ho fatto una foto bellissima quando ero qua sul letto perché lui si mette sempre su di me. Guarda tutti i dentini addirittura. Gli piace tenere la boccuccia socchiusa Sì, quando gli fai le è lindo carezze. di goduria, è È proprio godurioso, godurioso lui. lussureggiante. Ah, ma che E gli bello! Che piace. fortuna oggi, eh! Tutte queste carezzine, fortunello, fortunello! Che bello. Questa è la foto che gli ho fatto ieri sera. Bellissimo, adesso beh, è un po' gialla perché c'era poca luce, però si nota benissimo l'espressione che aveva. Ovviamente quello che vedete qui era il mio braccio che non potevo più muovere perché ci si era messo sopra lui e quest'altra foto lo testimonia. Forse qui si vede un pochettino meglio, comunque c'era lui tutto addormentato, proprio bello spaparanzato sul letto come tutte le sere ormai. Altra cosa che mi sono totalmente dimenticata di farvi vedere stamattina e tra l'altro mi sono dimenticata di farvelo vedere anche su Instagram Stories. L'altro giorno, ecco, che andavo dall'estetista a rifare il semipermanente, ve l'avevo detto, però poi
credo di non aver postato la foto del risultato, cioè del dopo. E questa volta ho voluto fare una cosa del genere, quindi praticamente è una sorta di gradient, direi, perché le unghie vanno dal più scuro che c'è sul pollice e su questa mano invece è sul mignolo, quindi praticamente i colori sono invertiti a seconda delle dita, tranne il medio che è esattamente dello stesso colore, sia su una mano che sull'altra, però appunto è una sorta di gradient, quindi mi piace di più la mano così, quindi quella che parte dal chiaro e va a finire all'oscuro, però insomma mi sembra molto carino perché ci sono diverse tonalità di color fango, che è un colore che mi avevate consigliato in tantissime perché appunto su Stories vi avevo postato forse un mini video mentre stavo rimuovendo lo smalto e in tante mi avete scritto di mettere il color fango, quindi visto che non volevo farle tutte tutte uguali ho pensato di fare questa cosa. Ora non so se vi piacerà, però a me piace tanto perché rimane super elegante, cioè è un colore che si abbina bene con tutto, secondo me è molto molto autunnale e insomma mi piaceva e ho voluto fare così. Avevo trovato anche altre foto che mi ispiravano un sacco, però alla fine ho deciso di optare per questo effetto semplice, anche se in realtà ho già idee per la prossima volta, nel senso che vorrei fare di nuovo sia il medio che il mignolo più chiari e mettere i tre puntini questa volta, quindi mettere proprio i tre puntini centrali, però ci penseremo prossimamente. Vaso sta finendo di prepararsi, di preparare la sacca, perché tra poco vanno su alle terme, hanno prenotato per le 6, quindi in realtà sei anche in anticipo, eh? Sì, molto con calma, vabbè che è anche lunga la strada effettivamente per arrivare su. Io invece ho finito già di editare il video che penso uscirà alla fine domani, però ho preferito editarlo oggi perché non so bene come andrà la serata, nel senso che stamattina non vi ho specificato bene quello che devo fare, però inizio anche a essere un pochino agitata, quindi non ce la facevo più a non dirlo. Praticamente oggi pomeriggio abbiamo appuntamento sia io che la mia amica dal dermatologo, lei per fare il filler alle labbra ed è convintissima, ma anche perché lei è più fortunata nel senso che non ha il problema di essere allergica all'anestesia, è molto molto convinta di farlo, quindi la accompagno e ho preso appuntamento anch'io, quindi ci sarà prima lei e poi io praticamente e dovrei fare il filler alle occhiaie, quindi il filler che mi avete consigliato voi di fare sempre con l'acido ialuronico, e ultimamente me l'avete consigliato in tantissime perché probabilmente sto continuando o mi sto lamentando ancora di più rispetto a quanto mi sia sempre lamentata per il fatto che appunto ho questa zona super incavata e quindi le occhiaie, anche magari quando riesco a coprirle molto molto bene, si continuano a vedere perché già la conformazione del mio occhio le accentua. E quindi in tanti mi avete consigliato di provare a fare il filler, anche perché a quanto ho capito leggendo su internet è tipo una cosa che si fa senza anestesia, perché a quanto pare questa non è una zona particolarmente sensibile. Altra cosa che un pochino mi lascia perplessa, perché ho sempre pensato che il contorno occhi fosse super sensibile, solo che fino tipo a, non lo so, 4-5 giorni fa ero stra convinta e stra contenta di farlo, quindi andavo proprio sul sicuro. Però negli ultimi giorni, soprattutto la sera appunto quando mi mettevo qui a letto che ero un po' demolita, mi sono sempre messa a cercare su internet e fino a 4 giorni prima cercavo sempre informazioni sul filler, quindi filler alle occhiaie, scrivendo proprio così. Poi ho detto vabbè, proviamo a cercare le opinioni, quindi ho iniziato a scrivere opinioni filler alle occhiaie e ho trovato dei forum, adesso ve li cerco perché avevo salvato tutto, perlomeno l'avevo salvato nella cronologia, se non sbaglio, e ho trovato delle opinioni di forum del appunto 2009, addirittura 23 settembre 2009, cose del genere. Adesso non sto a leggervi i nickname, però ho trovato delle esperienze veramente molto molto negative. Addirittura c'è un post che inizia dicendo il filler mi ha rovinato la faccia, perché spiega che praticamente all'inizio, appena fatto, non aveva avuto nessun tipo di controindicazione, ma poi passati 2 mesi ha iniziato a gonfiarsi questa zona e quindi è come se l'acido ialuronico avesse fatto una sorta di rigetto e praticamente si è ritrovata con queste borse enormi che dice di non aver mai avuto e che sono appunto un effetto collaterale a quanto pare del filler. Ma non ho trovato solo questo, cioè ci sono proprio delle opinioni discordanti, qualcuno che dice che i lividi che si sono formati sono rimasti per settimane e dopo 1 mese e mezzo si vedevano ancora e quindi facevano sembrare la zona dell'occhiaia ancora più blu di quello che dovrebbe essere, perciò
non riesco più a capire come fare, nel senso che alla fine la maggior parte delle opinioni negative si fermano più o meno al 2011. E non so se sia dovuto al fatto che poi la questione di magari scrivere sui forum è un po' diminuita, o magari è perché non ci sono poi state più controindicazioni dovute al fatto che la tecnica magari si è evoluta. Perché se voi cercate solo filler, trovate, non fa male, è una cosa velocissima, si può fare senza anestesia, cioè ci sono principalmente tutti i siti dei chirurghi o comunque dei dermatologi o dei medici estetici che spiegano che è tutto fattibile, è tutto semplice, le foto del prima e il dopo sono stupende, infatti è un po' per questo motivo che mi ero convinta, però poi leggendo queste esperienze super negative, lo so che non bisognerebbe andare a leggere queste cose su internet, bisognerebbe farlo perché ognuno è diverso, però da vedere che ci sono così tante esperienze negative a me un pochino mi frena, quindi oggi chiederò bene, ero convinta fino a qualche giorno fa, adesso non sono più così tanto convinta di farlo, però andiamo lì, tanto devo accompagnare lei, mi rilasso, vedo che a lei va tutto bene e magari mi convinco del tutto anch'io, perché l'idea di non avere più questi solchi sarebbe fantastica, cioè ho visto delle foto dei prima e dei dopo che sono stupende. Nel mio caso non credo serva addirittura fare la blefaroplastica, che poi serve più che altro ad aprire l'occhio, a ringiovanire l'occhio. Non è quello, è proprio la mia conformazione che a me non piace. Quindi poteva essere effettivamente un'ottima idea. Tra l'altro me l'avete consigliata voi e le persone che me l'hanno consigliata mi hanno detto che si sono trovate bene. Quindi in teoria così dovrebbe essere, però diciamo che aver letto queste cose un pochino adesso mi spaventa. Non so bene cosa ne sarà di noi quando usciremo da lì, però per non saperne leggere né scrivere, io mi sono vestita in un modo che è più o meno adatto, anche se dobbiamo uscire dopo, così non è troppo eccessivo per andare dal dermatologo. Quindi se tutto va come deve andare, in realtà dovremmo poi stare in giro, probabilmente andremo a mangiare una pizza e faremo un giretto per Aosta, credo in centro, in qualche posto per di lì. Altrimenti mi sono vestita per nulla, però in ogni caso in entrambe le opzioni dovrei essere a posto. Vi faccio vedere alla veloce, soliti stivali, la gonna ho messo questa qui di Bershka, che è quella in pelle che avevate visto di recente, se non sbaglio, in un ultimo, forse nell'ultimo video haul. E sopra ho questa magliettina che è quella che ha il collo a lupetto, credo che si dica, ha il collo leggermente alto, è nera e rimane stile crop top, nel senso che entra giusta giusta nella gonna, ed è quella che avevo anche color vinaccia che vi era piaciuta tantissimo l'altro giorno nel video sui trucchetti per l'abbigliamento, l'ho presa anche nera sempre da Bershka. Sono qui ferma al semaforo, sono quasi arrivata e sono in fase agitation pura, non sono proprio fatta per queste cose, non so perché mi metto ogni volta in queste situazioni. Niente ragazzi, non ho avuto il coraggio, perché anche lui quando gli ho portato tutte le problematiche, tutte le casistiche che avevo letto, mi ha detto sì, effettivamente può capitare, dipende da come reagisce la pelle, se non l'hai mai fatto ti può succedere, e io sinceramente a quel punto non me la sono proprio sentita e mi sa che era un po' demoralizzato anche lui. Poi ho visto la mia amica che comunque soffriva parecchio, perciò non me la sentivo più di tanto, sto ancora un po' tremando, quindi se la ripresa è un po' mossa è solo per quello. Adesso ho preso appuntamento di nuovo settimana prossima perché vorrebbe provare a farmi la carbossiterapia, di cui non avevo sentito parlare io, quindi se qualcuna di voi avesse delle notizie, l'avesse fatta anche non nella zona delle occhiaie, ma sarebbe meglio in questa zona, mi faccia sapere, così valuto e vedo di riuscire almeno a fare quella, perché in qualche modo io questo solco vorrei un pochino riempirlo. Però se poi non ho il coraggio mi dispiace, non so come dire. Siamo venute al Bataclan a mangiare qualcosa e ero talmente affamata che ho già iniziato la pizza e mi stavo dimenticando di farvela vedere. Comunque ho preso una capricciosa e qui invece ci sono tagliolini alle scampi. Buon appetito! C'è già pronto il maialozzo qua dietro per non farmi fare il collasso collettivo da sola, perché stasera in realtà è un collasso collettivo in solitaria, nel senso che Baso non è ancora tornato. Noi abbiamo finito di mangiare e praticamente quando uscivamo noi dal ristorante ho sentito appunto Baso e loro stavano in quel momento uscendo dalle terme e poi andavano a mangiare qualcosa perché lì hanno fatto aperitivo, ma mi ha detto che non avevano mangiato tantissimo. Conoscendo lui non ho idea di cosa voglia dire non abbiamo mangiato tantissimo, però si vede che non erano soddisfatti, quindi andavano ancora a cenare e poi penso facciano ancora un giretto. Noi invece ora di mezzanotte siamo tornate, anche perché domani mattina ci svegliamo entrambe presto, poi il giretto l'avevamo fatto, se eravamo in giro comunque
comunque dal momento in cui siamo andate dal dermatologo e è stato anche un po' un pre-serata abbastanza provante, ma va bene, non mi soffermerei più di tanto che penso oggi con questa cosa di avervi già fatto una testa così, però lo sapete che ci tengo un sacco a sapere i vostri consigli e poi a portarvi con me in queste cose. Non è bastato per avere il coraggio che mi serviva, però forse da una parte meglio così, visto quello che avevo letto, fare una cosa quando non si è più totalmente convinti non è il massimo secondo me, forse non era destino, come lo diciamo sempre, quando devo comprare qualcosa che dico l'ho visto più volte ed era destino, in questo caso se non è successo si vede che non era destino e può essere che l'altro metodo invece sia una cosa più pertinente da fare, non lo so, vedremo. Mi rendo conto che sto straparlando, però lo sapete che dopo una certa ora inizio a parlare random e non metto neanche insieme bene i concetti, quindi direi che possiamo andare, anche perché c'è proprio qui il maialozzo pronto, quindi 3, 2, 1 e buonanotte! Vediamo se arrivi dalla mamma. È arrivato il maialozzo dalla mamma. Ma fatti vedere come sei tutto messo qui, eh? E ne è arrivato anche un altro che però sta passando, si vede solo la coda, Nio. E Moiki intanto se n'è andato. Buonanotte, a domani, ciao Baso, come fa sempre, ciao Moiki. Noi gli diciamo ciao Baso, vero? Gli diciamo ciao Baso, visto che quando non ci sei tu lui dice ciao Moiki, noi stasera gli diciamo ciao Baso. E amore, stiamo così tutta la notte? Si sta addormentando, chiude gli occhietti. Che patatino. Buonanotte.